La mancata pulizia del canale che genera panico tutte le volte che piove, perché questo ponte dove siamo adesso non viene mai ripulito, non viene mai fatta la manutenzione costante. Con la piena che c'è stata, con tutta la plastica che è finita in questo canale, con tutti i detriti, sulla spiaggia ci siamo ritrovati tonnellate di rifiuti. La città metropolitana ha nel cassetto 7 milioni di euro per la bonifica del canale, ma se Luigi De Magistris e il suo sodale Paolo Tozzi non mettono mano alla tasca, i risultati saranno sempre questi. Devono cooperare, i sindaci si devono parlare, non è che io mi sto antipatico Figliolia e non parlo con Figliolia perché Pozziello ha le mestruazioni, non parla con... Oh ragazzi, non è così, qui c'è di mezzo il pericolo, questa è una situazione pericolosa. Le abruzzesi è peggio, viene venendo dalla Copatria, raccoglie i canali laterali e raccoglie soprattutto rifiuti altamente inquinanti come saponi, quelle cose lì, perché ci sono degli scarichi abusivi, hanno costruito sui canali. Dove finisce quella lì, come questa roba qui, è il canale di Quarto, tutto a mare. Questa plastica qui che arriva a mare sta uccidendo le tartarughe e non frega niente a nessuno. È la settima che abbiamo trovato dall'inizio dell'anno ad oggi, quasi una al mese. Delfini morti, altri cetacei morti. Allora, se ci preoccupiamo dell'ambiente, dobbiamo iniziare a monte, in modo che a valle non arrivi questa roba. Noi non meritiamo tutto questo, noi meritiamo il mare pulito, meritiamo la spiaggia libera.